L'uomo è sempre straniero e vuole di più. S'allena suonando un'arpa senza corde per la grande notte della ragione, per quella luce nera che filtra da ogni dove, dal nucleo rivoltato dell'ultima cellula e si riversa sull'immobilità della sera. Così l'uomo trattiene il respiro per non recare disturbo a questo vuoto colossale. Poi si alza. Diciamo che ha passato la notte sul monte sopra il villaggio, oppure sulla terrazza di un grande edificio presso il Trocadero, e il vivo ammiccare dell'uccello s'alza con lui e insieme vanno in bicicletta. L'uomo sta leggendo e le formiche glaciali scivolano su e giù per la schiena del suo pianoforte e puliscono il midollo osseo. L'uomo moltiplica il suo essere straniero, però ora non ha tempo, deve terminare un'opera che non ha fine. Domani tornerà, oggi deve prima di tutto percorrere la strada che viene dall'altra parte del mondo, intorpidirsi, come per gioco, la sua all'albero. La bellezza della natura e la sontuosità dei colori delle chiome d'albero a fungo lo lasciano indifferente. Si rallegra solo del momento, solo dell'oblio che collassa dentro questa poesia. Il silenzio sui misteri sarà lavoro per i maestri di domani. La porta è aperta, nessuno in casa. Sulla panca davanti alla casa siede un omino e si intirizzisce nel freddo. No, non so chi vive nella casa e dove è andato. L'omino ha abbandonato l'idea di avere freddo. Nulla gli provoca freddo nel vivo.